Non è in corso alcuna attività di trivellazione per estrazione di idrocarburi, lo afferma l'assessore all'ambiente della Regione Campania Giovanni Romano, in merito alle polemiche di questi giorni sulle trivellazioni. Per quanto riguarda invece le procedure amministrative in corso, riguardano esclusivamente attività di ricerca geologica senza perforazioni. Le istituzioni e le comunità locali riceveranno informazioni tempestive e trasparenti affinché vi sia garanzia di partecipazione attiva al procedimento amministrativo. Una notizia che vede coinvolto inevitabilmente il Vallo di Diano, esattamente un anno fa preso di mira dalla compagnia petrolifera Shell, intenzionata a cercare l'oro nero nel sottosuolo al confine con la Basilicata. Intanto è stato presentato nei giorni scorsi a Viggiano il progetto di una valutazione di impatto sanitario delle attività petrolifere, a partire da quelle del centro Oli Eni. Strettamente legato al programma di prevenzione e salvaguardia della salute, c'è quello che riguarda l'ambiente e il territorio con tutte le attività produttive esistenti. Restando in Basilicata, arriva una brutta notizia per i residenti lucani. Centinaia di cittadini lucani, infatti, non hanno ancora ricevuto l'accredito relativo alla seconda tranche dell'importo di 140,25 euro relativo all'anno 2010, riconosciuto ai patentati lucani per le attività estrattive in Basilicata. Bonus idrocarburi quindi a secco. Il termine per accreditare il bonus sull'apposita carta elettronica in dotazione agli aventi diritto infatti era stato fissato per lo scorso 7 febbraio, eppure in molti non si sono ritrovati sulla carta l'accredito dei 140 euro del 2010.